Ehi, eccoci ragazzi. Allora, siamo qui. L'aereo è pronto, ci hanno autorizzato ovviamente ad allinearci alla pista 1-0 e anche al decollo. Sarà tutto molto 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 coincitato, perciò adesso vi spiego. Aumenterò le manette fino al 40% dei motori, quindi di N1, vedere che si stabilizzino, questo è fondamentale. E poi premeremo il tasto toga, che è questo qua. Nella realtà è sulla manetta, qui l'hanno messo su questa vite. E a questo punto poi procederemo al decollo. Perciò teniamo la cloche in avanti, aumentiamo al 40%, stabili, premiamo il tasto toga. E teniamo la manetta in avanti fino agli 80 nodi. Questo serve per tenere stabile l'aereo e avere pressione sul ruotino anteriore. Ok, 80 nodi, quindi la possiamo mettere in idle. Saliremo molto lenti, utilizzeremo tutta la pista. Questo ci permette di risparmiare carburante. Rotate, mi raccomando, massimo sugli 8 gradi dobbiamo stare. Ok, perfetto, girato. Ok, cerchiamo di stare sulla pista. Adesso dobbiamo diminuire un pochino. È tutto in manuale attualmente. Messo la LNAV, abbiamo superato i 400 piedi, perciò possiamo accendere il pilota automatico sulla LNAV. Perfetto. CMD, abbiamo superato i 1000 piedi, per cui possiamo cominciare a tirare su un pochino i flap. Vedete che la spinta comunque inizia a diminuire. Nella realtà dovremmo a 1000 piedi avere il flap a 1, cosa che adesso non sto facendo perché se no stalliamo, per la spinta è davvero bassa. Dobbiamo continuare. E a 2000 dobbiamo ridurre, chiudere del tutto i flap. Ok, siamo sui 189, perfetto. A questo punto teniamo il flap a 1. Visto che è una salita abbastanza lenta, preferisco tenerli ancora un attimo. E a questo punto attivare la VNAV. Perfetto. A questo punto vedete che i nostri motori devono arrivare a 230 nodi in questo caso. Quindi attendiamo di salire ancora un po' con la velocità, 200 nodi, e quindi possiamo retrarre totalmente il flap. Vedete che intanto l'aereo tiene il muso abbastanza basso, questo per far crescere la sua velocità. Abbiamo una salita abbastanza lenta, perché appunto andiamo a risparmiare carburante, qua fa tutto lui. Quindi, after take off, abbiamo, vabbè, il gear up, ok, gli auto brake possiamo mettere su off, engine start switches, ricordate che erano su continuous, li mettiamo su off, ok, gear lever su off, quindi rimane bloccata la leva del cambio, i flaps ovviamente li abbiamo già ritratti in questo caso. Autopilot on, quindi siamo a posto. Ci dice eventualmente di accendere le luci di cabina, quindi siamo sulla l'after take off checklist completed. Quel segnale ci avvisa che abbiamo raggiunto i 6000 piedi, li stiamo per raggiungere, quindi a questo punto io direi che possiamo aumentare. Gli mettiamo la nostra quota, quindi la impostiamo e poi premiamo il tasto Altitude Intervention. Abbiamo superato poi i 6000 piedi, quindi possiamo mettere l'altimetro su standard e andare a impostare la nostra quota di crociera che era di 30.000 piedi. Perfetto. Vedete, stava già rallentando perché avevamo raggiunto i 6000 piedi, che erano quelli che gli avevamo impostato. Ecco, questa è una cosa interessante. Voi potete avere un'altitudine impostata, però
poi magari prepararvi già quella successiva, e quando il controllore vi dice ehi, sali o scendi in base a quello che già ci avevamo predisposti, ci basta premere il tasto Altitude Intervention. Quindi adesso siamo a 259, perfetto, con la velocità corretta. Stiamo facendo tutta la nostra procedura, quindi ci godiamo questo paesaggio. Qui stiamo poi a passare, questa è Catanzaro, Catanzaro Lido in particolare. Che spettacolo. Perfetto. A questo punto non si vede una mazza, ovviamente. Quindi adesso attendiamo di raggiungere i 10.000 piedi per concludere questo volo, questo video più che altro, più che volo. Il prossimo step, appunto, dopo aver settato l'altimetro su standard, superata la quota. In questo momento vedete, stiamo raggiungendo 10.000 piedi, quindi li abbiamo raggiunti. A questo punto possiamo spegnere le luci di atterraggio e anche le cinture di sicurezza. Magari in questo momento che c'è vento, forse è meglio non farlo subito, però vabbè, in realtà sopra i 10.000 piedi si possono spegnere. Quindi la climb checklist, altimeter, push to set standard l'abbiamo fatto. Velocità eravamo limitati a 250 sotto i 10.000 piedi, fatto. Landing light off, seat belts auto off, central fuel pumps non ci interessa, anche l'anti-ice al momento 17 gradi, anche se nuvoloso, non ci interessa, per cui ragazzi adesso dobbiamo attraversare tutte queste fantastiche nubi per continuare poi con la salita. Perciò io adesso vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo nel prossimo video. Anche per oggi abbiamo concluso. Ti ringrazio per avermi seguito. Se il video ti è piaciuto, fammelo sapere nei commenti e con un bel pollicione alzato. Inoltre, ricordati di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Come sempre, un caro saluto dal vostro Darwin!